Ci troviamo in un luogo davvero suggestivo di Milano, vicino alla zona di Brera, in una piccola piazza su cui si affaccia la rossa mole della chiesa di Santa Maria del Carmine, una chiesa antica fondata nel 200 per accogliere i religiosi carmelitani, ma poi interamente rifatta nel corso del XV secolo, quando divenne una delle chiese preferite della corte sforzesca. Da allora ha questo aspetto rinascimentale, anche se un po' rifatto nel corso dell'Ottocento, e conserva ancora oggi grandi opere d'arte. Noi però oggi siamo qui per scoprire un luogo davvero particolare, solitamente non accessibile al pubblico. Seguitemi. Ecco. Ci troviamo nella grande e bellissima sacrestia del Carmine, che, come potete vedere, non è in stile rinascimentale come il resto della chiesa, ma in uno puro stile barocco, oggi riportato all'antico splendore, è proprio il caso di dirlo, da un recentissimo restauro curato proprio dagli attuali padroni di casa, i padri Scalabrignani. Un trionfo di arredi, di mensole, di busti, di figure e di rilievi lignei, che rendono questo ambiente straordinariamente suggestivo. Il progetto è unitario e grandioso, studiato fin nei minimi dettagli perché ogni decorazione, ogni singolo elemento concorra alla bellezza dell'insieme, in un mosaico di rimandi simbolici e di episodi narrativi. A ideare questa splendida sacrestia fu sul finire del 600 Gerolamo Quadrio, che all'epoca era l'architetto capo della fabbrica del Duomo. Insieme a lui un altro Quadrio, Giovanni, che era intagliatore ed ebanista della Valtellina e che ha realizzato proprio tutti gli arredi lignei. Probabilmente, visto il cognome simile, i due erano parenti. Quello che è certo è che qui, in 20 anni di lavoro, hanno fatto il capolavoro della loro vita. Sulla parete di fondo, sopra l'altare, vi è la scena centrale e più importante. Vi è raffigurata infatti la Vergine mentre appare a San Simone Stock, il moderno fondatore dei Carmelitani, offrendogli lo scapolare. Il bambin Gesù che siede in grembo a Maria, invece, porge una ghirlanda di fiori a Santa Teresa d'Avila, a sua volta la riformatrice dell'ordine carmelitano. Le figure sono modellate con squisita eleganza e tuttavia appaiono solide, vitali, proprio come nella migliore tradizione barocca. Osservate ad esempio la bellezza e la forza di questo alto rilievo, dove Sant'Agostino, con tanto di mitria e piviale, plana letteralmente sulla mistica spagnola che è abbandonata nel momento dell'estasi. Sembra una scena ispirata proprio da Borromini. La medesima intensità vibra anche negli altri riquadri illustrati, come sopra l'ingresso, con la scena del sacrificio del profeta Elia sul Monte Carmelo, laddove cioè ebbe inizio la stessa esperienza dei monaci carmelitani. Il gusto narrativo invece si esalta nelle diverse formelle in cui sono rappresentati vari episodi della storia carmelitana, di cui furono protagonisti santi e beati dell'ordine, impegnati in gesti di carità o di zelo apostolico, strumenti dello Spirito Santo e della Divina Misericordia. Qui ad esempio ecco la miracolosa guarigione di un malato. Qui invece il battesimo di due uomini in ricche vesti, forse principi orientali, convertitesi al cristianesimo. E ovunque, quasi con un sentimento di horror vacui, ornamenti architettonici e floreali, putti e serafini, emblemi e simbologie. Il sole, la torre, la porta, il giglio, la fonte, dal sapore araldico e decorativo. O
più probabilmente richiamo a quelle immagini, a quelle litanie mariane che in questa bella sacrestia sono tutte racchiuse in questa epigrafe messa in grande evidenza, Decor Carmeli, che era il titolo per eccellenza con cui l'ordine carmelitano si rivolgeva a Maria.